bello delle strade americane è che guidi per ore senza semafori, alla stessa velocità, adesso sono sui 50 miglia orari, più o meno, cosa sono, 75 all'ora, 80 all'ora. Puoi fare quello che vuoi intanto, tanto la macchina guida da sola. E quindi facciamo un altro video. Eravamo in arretrato del raccontino di ieri sui due personaggi della Sharp Top Trail. Ah, praticamente, quanti la radio adesso? Eccoci qua, mettiamo giù. Allora, la prima persona che incontro, con cui interagisco bene durante questo viaggio, è questa donna dai tratti ovviamente asiatici, inequivocabilmente asiatici, insieme ad un gruppo di altre persone, altre 5 donne più un uomo, tutti con tratti inequivocabilmente asiatici, che mi si frappongono sul sentiero perché stanno fotografando il fotografabile, fanno massa e quindi io gli devo dire la parola d'ordine americana, sorry, e loro rispondono sorry, e io thank you, welcome. Questo è il primo approccio con colei che adesso vi descriverò meglio. Dopodiché faccio il sentiero, mi attardo a farmi i soliti 10 video selfie, foto, tutto ciò che si può fare con un cellulare. Arrivo in cima alla Sharp Top Mountain, ho visto a dire il panorama che si vedeva da su, sotto di me tutta una piana di alberi multicolor della Virginia, perché ero ancora in Virginia, e una montagna che sarebbe pure banale, cioè non è che ci manchino le montagne, però con sti colori degli alberi diventa qualcosa di pazzesco, diventa finta, cioè proprio diventa un disegno di un bambino di terza elementare che dice fai una montagna colorata, ecco quella roba lì, Cézanne, ecco, sai le montagne di Cézanne, quelle che prendevano i colori che lui vedeva mentre dipingeva, quindi venivano completamente trasfigurati i colori della montagna, diventavano viola, rossi, eccetera eccetera, ecco quella roba lì. Vabbè, parentesi artistico a parte, chi ti trovo sulla cima? Il gruppo asiatico. E allora che succede? Che una di queste mi chiede di fargli una foto a lei e a tutto il gruppo, e io, che già sono educatissimo di mio, gentilissimo di mio, super disponibile, poi sono in America e lo devo essere 10 volte di più, altrimenti vengo incarcerato al primo sgarro che faccio ai locali, prendo la macchina e faccio le foto al gruppo. Dopodiché mi dico, beh, adesso me la fai tu a me, con tanto ben di Dio da fotografare, vediamo di ricambiare il favore. Ed eccola che si ripresenta lei, la capa, perché si vede che è la capoccia del gruppo. Gli do il cellulare e comincia a farmi un book. E io dico, fammi una foto, una orizzontale, una verticale, a posto così, c'ho il ricordo, c'ho il documento, Facebook è a posto, Instagram è a posto, che vuoi di più? No, questa non me lo dà più il cellulare, cioè me lo requisisce e praticamente comincia a farmi foto da tutte le angolazioni possibili immaginabili, mi dice pure di cambiare espressione, tipo change expressions, change your smile, questa faccia c'ho, accontentati. Poi non contenta mi fa il video, ma di sua sponte, cioè schiaccia il bottoncino e fa now a video, va bene, a posto così. E che fai quando uno ti punta il cellulare in faccia e ti sta facendo un video? Fai pirla, che vuoi fare? Cioè, non è che... Allora faccio un po' il pirla, questa contenta, rideva, ah yes, sir. Vabbè, a posto così. Finalmente mi ridà il cellulare sequestrato con la forza, la ringrazio perché, per carità, ma poi in realtà ha fatto un video fighissimo, eh? Poi magari ve lo faccio vedere, ma è figo. Risulto figo pure io, che di solito quando mi fanno i video sembro Mr. Bean in versione italica. Vabbè,
La cosa finisce lì, no? Perché si soggiorna sulla cima per un po', dopodiché ritorno e sul sentiero chi ti ribecco? Di nuovo il gruppone, che erano partiti prima di me, perché io mi sono così un po' bighellonato sulla cima, ma essendo un filino più adulti di me, per non dire anzianotti, che poi, perché agli asiatici mica ci riesce a dargli un'età, magari ci avevano 30 anni come 85, chi lo sa, però diciamo che approssimativamente una sessantina ce l'aveva, e li ribecco perché ho il passo più veloce, poi io in discesa do il meglio di me, capito? Li ribecco, rifanno massa sul sentiero, riconosco la capa, la saluto e le faccio capire che era solo un saluto, cioè non è che dobbiamo fare amicizia, no? Anche perché ho fretta, mi andrebbe di fare amicizia, vengo qua apposta per conoscere anche i locali, anche le persone, i rapporti umani, che sono forse la cosa più bella di quando uno sta in viaggio. Ma non c'ho tempo, non c'ho tempo, purtroppo mi sono fatto questo programma, non c'ho tempo. Morale, accelero il passo e questa da dietro mi parla, continua a parlarmi in un inglese ovviamente asiaticizzato e mi dice delle cose della sua vita mentre stiamo scendendo il sentiero. Dico, vabbè, capisco, perché è un inglese chiaramente corrotto, quindi più simile al nostro modo di parlare inglese. Vabbè, mi arrendo, questa vuole parlare, parliamo. A un certo punto cosa viene fuori? Che sono italiano, lei è coreana. Io ho detto, ma sei giapponese? No, coreana. Perdonami, per me sono uguali. Ma è ovvio che non lo sono, cioè uno è coreano, mica vuole essere preso per giapponese. E vive da 50 anni in America e parla, cioè, inglese come se fosse arrivata ieri. Dico, vabbè, deve essere il coreano molto molto impattante sulla lingua dei coreani, non si riesce a perdere neanche dopo 50 anni. Poi a un certo punto inizia a cantare e lì è stato il top dell'esperienza. Comincia a cantare in italiano, qualcosa che mi suona familiare, dico, ma che cos'è? Sta cantando O Sole Mio. Adesso io non me la ricordo neanche, a parte il ritornello. Ma la strofa, comincia con la strofa, ma bella, ma cioè intonata, una bella voce. A un certo punto esplode nel ritornello. Andato solo. Ma bene, cioè sembrava una di Mergellina. E dico, ma. Allora a sto punto faccio, beh, mo le faccio il video io. Cioè, trovo una coreana sul sentiero sperduto dalla Virginia che canta O Sole Mio, cioè se me la perdo sono un pirla. Allora temo che accendendo la videocamera del cellulare questa si blocchi, mi dice, ma che cazzo vuoi, sono mica un fenomeno al baraccone che canto a comando. No, questa risorride di nuovo e ricanta tutto, quindi c'ho il documento di Ann, perché così si chiama. Ma qua dove siamo, che c'è un ingorgo, attenzione che devo girare adesso a sinistra. E praticamente c'ho questo video di Anne che canta O Sole Mio. Sing it together! Ma è nato il sole! Sing a song together! Sole mio, stai in fronte a te! O sole mio! Sta in fronte a te. Good night. Dopodiché, ovviamente, ormai siamo amici per la pelle ed è ancora più difficile staccarsi dalla sua presenza. Quindi mi insegue, nonostante io la ringrazi, dico, abbiamo riso, abbiamo il karaoke, abbiamo fatto tutto, e questa mi tallona. A un certo punto glielo devo dire, Karan, sono in the hurry, cioè adesso metto la quarta marcia, mi è venuta pure la battuta, I put the fourth gear e ci dobbiamo salutare, hello, have a nice day, cioè, e lei continua, cioè sento che continua a parlare anche quando la distanza di diversi metri,
Ah, qua si gira a sinistra per Blowing Rock. Ecco, la mia destinazione è Blowing Rock. Vabbè, morale, questo è il personaggio clou della giornata di ieri. Vabbè, non c'è più tempo per raccontarvi anche l'altro, anche perché l'altro è minore rispetto alla coreana che canta Un sole mio, quindi magari ci vediamo dopo per l'altro.